Emanuela, ricca com'è? Possibilità di viaggiare? Magari fare un viaggio apposta per vedere un quadro, per sentire un concerto? Sola, quando vuole, senza farsi pagare niente da nessuno. Sì, tu parli così per spirito di contraddizione, ma quando torni a casa la sera sei sola, sola col tuo fornelletto a spirito, allora? Allora vorrei proprio sapere che cosa pensi. Che cosa penso? Allora che comincio a star bene. Tanto abbiamo lasciato corda. E poi, se diventa rossa, che cosa c'è? È una brava ragazza, sai, è buona. Una di quelle che piacciono ai genitori. Te la fanno trovare in casa mille volte finché t'arrendi e ti fidanzi. Sì, difendila, difendila. Io la odio. Ciao, Vinca. Ciao. Quali ragazze? Le mie compagne di lettere, quelle che stanno tutto il giorno con me. Mi raccontano tutto, mi vogliono bene. Ma cosa vorresti fare? Parlare, liberarmi, dire tutto di Stefano. Sapete, io ero fidanzata, sì, con un aviatore. E poi lui è morto un mese prima di sposare. Un incidente terribile, aeroplano in fiamme. E così ho una bambina. Una bambina che vado a trovare ogni domenica pomeriggio. Tutta la vita. Ah, disgraziato anche quello, sì, ma 30 anni aveva. E poi un uomo che vuole sempre esposto ai pericoli, pace all'anima sua. Ma insomma doveva pensarci. Cos'è? Nulla. Penso al giorno che incontrai Stefano. Camminavo su Lungarno, avrei dovuto voltare a destra e imboccare il ponte per tornare a casa. Ma era così bello e andai avanti. Dopo alcuni passi, Emanuela, permetti, ti presenta il comandante Mirovic. Se avessi voltato a destra, una ragazza passa sul ponte, un aviatore sul Lungarno, non ci saremmo incontrati mai. Tutto sarebbe diverso. E ora sarei libera. Perché libera? Cosa, hai incontrato qualcuno qui che... No, perché? Lo sapete che vi ho aspettato un'ora, quella volta ai Cavalieri di Malta? Un'ora? Un'ora. E perché mi avete aspettato tanto? Voi lo sapete benissimo. No, io non so proprio niente. Ah, proprio non lo sapete? No. Vedi chi c'è. Sarà necessario ripresentarvi voi due. Quante volte avete giocato insieme, di qua e di là della rete? Ti passavate i fili d'erba, i fiorellini, le pietruzze, zitti zitti, ore e ore. Già, ma tanti anni sono passati, la signorina Anna nemmeno... No, anzi, ma poi voi siete partito. Già, è vero, andai a Roma. No, a Torino. 2 anni mi sembra, sì, col povero Don Salvatore. A Roma ci siete stato dopo per tanto tempo. Io mi ricordo quando arrivai all'istituto in settembre, voi eravate partiti allora. Vi ringrazio, certo, se proprio non disturbo. No, maggiormente perché... Non so, ma mi pare... Mi pare che noi dovremmo conoscerci, no? Conoscerci noi due? Sono molto lusingata, ma come avrei potuto io, baronessa? Ah, quanto mi piace di lavorare a me. Ma perché? Dico sul serio, se non ci fossi lavoro, addio riposo. Il riposo sarebbe noia e basta. Certo ci vuole misura, non eccedere. Nel riposo? Nel lavoro. Per esempio c'è della gente che ha la fissazione di arrivare, poi nemmeno sanno dove. In uno scompartimento di seconda classe c'era una ragazza. Si teneva vicino un pacco legato con una cigna. Peccato perché anche in quella lì c'era del buono. Ah, c'era del buono. Mm-mm. Meno male. E oramai è finita. Perché? Non potrebbe esserci ancora? Vedete, baronessa, se voi voleste far rivivere questo cespuglio che avete sciupato, sarebbe un pentimento inutile, non c'è niente da fare. Quello che è fatto. Ma ne restano ancora degli altri. Uno qui, uno là. Ecco, vedete, quello che potete fare, se volete, è di non sciupare anche questi altri. È di grave, no, con Andrea? Ci siamo lasciati. Lasciati così. E perché? Perché gli ho detto la verità, gli ho detto che ho una figlia. Senti, vieni un minuto. No, un minuto solo, vieni. Vedrai che anche per lei andrà tutto bene. Già. Lui è innamoratissimo. Anzi, chissà. Forse finiranno col volersi più bene.